Maestro, una breve introduzione per quello che può essere il compito dell'Associazione di Radici, che è essenzialmente di ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti in questa serata dove il maestro Antonio Pugliese ci omaggia del suo, ci fa partecipi del suo 50° anniversario da artista. Normalmente quando uno compie gli anni si fanno chi è vicino al personaggio fa un dono. Questa volta è al contrario. Antonio ha deciso di regalare a sorteggio, perché non li può regalare tutti i quadri, di regalare a sorteggio a tutti voi questo quadro, è giusto Antonio? Un quadro che poi deciderà lui, quindi basta un bel applauso per Antonio. Auguri Antonio! Allora, come con l'associazione abbiamo pensato di mettere a disposizione di tutti i presenti un quadro proprio del collega Ernesto Gennaro, dico sempre Eugenio, ormai l'ho memorizzato così, vabbè, non si offenderà. Questo quadro verrà sempre a sorteggio donato ai presenti come seconda chance, quindi al primo estratto verrà donato il quadro del maestro a titolo gratuito, mentre per il secondo, se qualcuno avrà il buon cuore di fare un'offerta libera, dietro c'è una piccola cassettina, l'offerta non è vincolante assolutamente, dipende sempre dal vostro buon cuore. Quindi chiudo, non voglio, perché dobbiamo lasciare la parola alle immagini del maestro, che certamente vi resteranno molto colpiti, in quanto l'informale, mentre il paesaggio, il paesaggio è, diciamo, è semplice da esplorare, l'informale diventa un rapporto intimo tra chi dipinge e chi recepisce. Spesso bisogna entrare nella mente o nel quadro veramente per conciliare sia le aspettative sia le proposte dell'artista. Quindi non resta che ringraziarvi e augurarvi una ottima serata. E quindi cedo la parola alla validissima collaboratrice, la vicepresidente dottoressa Maria Tita Scaglia. Buonasera. Dunque, prima di esplorare la mostra del maestro Antonio Pugliese, vorremmo, per chi magari non lo conosce già, vorremmo saperne qualcosa di più. Quindi leggerò una breve biografia del maestro. Spinto dalla passione, dall'amore per l'arte, dal dono di creare e dal suo forte interesse per la pittura, Antonio Pugliese ha sempre cercato, con profonde capacità intuitive, esperienze culturali ed artistiche del suo tempo, l'espressione originale di un linguaggio aderente alle visioni del proprio mondo interiore, intimo, esistenziale, come quella che ogni artista dovrebbe avere. Nato il 17 aprile 1948 ad Avellino, secondo di quattro figli, trova nella madre Rosa e nel padre Pasquale le persone giuste che senza remore assecondano le sue inclinazioni e le sue scelte. Compie i suoi studi presso l'Istituto Statale d'Arte di Avellino. Vincitore di concorso, docente di disegno e storia dell'arte e di educazione artistica, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove è allievo di maestri quali Gerardo Di Fiore e Giovanni De Vincenzo. Qui conosce Michele Sovente, Giuseppe Pirozzi, Antonio Di Rosa, Luigi Paolo Finizio e lo scultore Augusto Perez. Si diploma in scultura con il massimo dei voti ed insegna disegno e storia dell'arte nei licei, plastica nell'Istituto Statale d'Arte e infine nella Scuola Media Statale Solimena di Avellino.
viene a contatto con le diverse tendenze che si sono sviluppate nell'ultimo ventennio e matura le sue prime esperienze nell'ambiente della nuova generazione campana. Sono gli anni della conoscenza di importanti personaggi della cultura come Goffredo Raimo, Ciro Ruiu, Remo Brindisi, Angelo Calabrese, Giorgio Annisola, Gianni Amodio. Firma il manifesto Immagini come ideazione con il gruppo di artisti campani a Caserta, insieme a Mario Nigro, Andrea Martone, Enzo Angioni, eccetera. Questa è una fase di studi operosi e di un'attenta introspezione che a poco fanno nascere in lui l'esigenza di andare oltre il segno pittorico. Partecipa a convegni e rassegne d'arte internazionali come la Biennale di Venezia, Arte Fiera di Bari, Arte Fiera di Bologna, Galassia Gutenberg segna libro d'artista, Fiera Internazionale del Libro a Napoli. Partecipa nel 1984 e nel 1985 all'Expo di Bari, presentato dalla Galleria Michelangelo Arte, editore del Greco, provincia di Napoli. Qui concretizza una fattiva collaborazione con Salvatore Raiola, Michele Miscia, Rosario Pinto, Angelo Lippo, Maurizio Vitiello, Carlo Sciascia, Franco Spena, Leo Strozieri. Rosario Pinto afferma: è un informale materico, analitico e lenticolare di grande preziosità, di spirito narrativo e di una comunicazione immediata. In seguito, Antonio Pugliese passa alla chiarezza costruttiva, all'analisi e al recupero di materiali comuni, carte pergamenate, colli e papier, colle viniliche, colori industriali che, estrapolati dal loro contesto abituale, entrano a far parte della sua pittura, con tematiche attuali. Nell'occasione della personale nella Galleria del Castello Aragonese di Taranto, Gianni Amodio scrive: un artista come Antonio Pugliese, tra il prima del colore e il dopo del segno, stabilisce un durante, nel quale la simbiosi si attua attraverso una scelta espressiva che si enuncia già matura e colta, che non procede per fasi di pensamenti, procedure e razionalità postume. Del suo lavoro si è occupato Franco Corradi, critico d'arte e caporedattore del TG3 della Rai TV della Basilicata. Corradi dice: Antonio Pugliese dà spazio e importanza all'elemento grafico, al suo informale, materico, sperimentale. La sua ricerca ha continuato a basarsi sul reinventare la matrice informale materica per ovattare di atmosfere velate i frammenti di immagine celati nell'eleganza di una tessitura soprattutto cromatica che coglie atmosfere per non scadere nella felice rappresentazione, ma soprattutto è diventata portante nelle sue opere quella tematica delle disseminazioni di forme significanti in spazialità simboliche, come racconta Attilio Milani.